Marek, Museo dell'Arte Recuperata. Un cataclisma geologico ha sigillato per millenni le grotte di Lascaux, preservando quegli affreschi preistorici e mantenendoli in perfetto stato fino ai giorni nostri. Non sempre, però, i cataclismi aiutano a preservare le testimonianze della creazione artistica. Anzi, di solito, le devastano, facendole scomparire per sempre. Monumenti, affreschi, quadri, edifici civili, chiese. Questo è ciò che è successo in queste terre. Le terre dell'arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, colpite assieme a molte altre dai terremoti del 2016 e del 2017. Qui la natura ha fatto il suo corso e l'uomo ha dovuto lottare innanzitutto per sopravvivere e poi per mettere in salvo ciò che gli è più caro. Questa è la storia che vogliamo raccontarvi. La storia del salvataggio di migliaia di opere d'arte sommerse dalle macerie dopo che la terra ha cominciato a tremare. Il patrimonio artistico di questi luoghi, al di là del suo intrinseco valore artistico e storico, era parte della quotidianità degli abitanti dell'arcidiocesi. Ed è qui che gli artefatti, uno per uno, sono stati estratti per essere messi al riparo e poi conservati. Ma che senso ha l'esistenza di un'opera semplicemente conservata, se non viene mostrata, esposta, goduta, in una parola, vissuta? La vita riecheggia nelle opere. Da qui nasce il progetto di questo museo. Marek, Museo dell'Arte Recuperata.